È vero che molto spesso gli uffici postali hanno un rapporto problematico con le lancette dell'orologio, ma è altrettanto vero che le lettere non recapitate conservano un fascino che ha conquistato da sempre il cuore dei più romantici. Eppure non succede solo nei film di ritrovare un messaggio in bottiglia a distanza di anni, o meglio, in questo caso di secoli. La signora Angela Erdmann, per esempio, ha ricevuto una cartolina scritta dal nonno, che non ha mai conosciuto, dopo 101 anni da quando un sbronzo per via di una birra con gli amici ha spedito in acqua la misteriosa missiva. Era il 17 maggio 1913 e l'allora ventenne Richard Platz si trovava sulle coste del Mar Baltico per un'escursione all'aperto con il suo gruppo di compagni. Qualche birra di troppo e il giovane ebbe l'idea di mandare un messaggio al padre, un fornaio di Berlino, affidandolo alle gelide correnti marine. Senza saperlo, stava scrivendo il messaggio in bottiglia più antico al mondo, che sarà in esposizione a partire dal 1° maggio al Museo Marittimo di Amburgo.